Ci sono 6.000 gradi, il mio studio è un c***o di forno, per cui oggi una chiacchierata in giardino e parliamo dei miei libri di armonia preferiti. Il primo di cui vi parlo è Armonia musicale moderna di Valerio Brachi. La collana è quella della Lizard, praticamente. Il libro è scritto veramente bene, fatto molto bene. Tratta di armonia musicale moderna, quindi non ci trovate dentro cose tipo il contrappunto, la cadenza piccarda, ecco, cose proprie della musica classica. Però spiega bene tutti gli argomenti dell'armonia musicale moderna. Parte dagli intervalli, arriva alle scale simmetriche, tratta un pochino tutti gli argomenti, praticamente. Parla solo di armonia, quindi non c'è niente di divisione, lettura e quant'altro, perché la Lizard tende, secondo me, giustamente a dividere gli argomenti e per teoria e lettura musicale pubblica un altro libro che è appunto Teoria e lettura musicale. Questo parla più di lettura, divisione e quant'altro, c'è qualche accenno di armonia, parla di intervalli, triadi maggiori e minori, siglatura degli accordi e quant'altro, però diciamo il grosso dell'armonia lo trovate sull'altro libro. Sono due libri su cui forse ho studiato di più e sono veramente molto validi. Li potete usare sia da autodidatta che con un insegnante, ma sono veramente fatti bene. Il secondo è Armonia e teoria, collana del Musician Institute di Kate Wyatt e Carl Schroeder. Questo parla sia di teoria e lettura che di armonia. È un'ottima introduzione a questi argomenti, ci sono un sacco di esercizietti da disegnare sul libro. Parlando sia di teoria e lettura che di armonia, parte dall'altezza, scale maggiori, poi arriva agli intervalli, legature, indicazioni di tempo, insomma, gli argomenti sono mischiati. Io studiavo solo versione inglese, poi questa versione qui italiana aveva qualche errore, tra virgolette, di traduzione, però in generale il libro è ottimo. Tratta un po' gli argomenti principali, non è approfonditissimo, però diciamo è una buona introduzione a questa materia. Ecco, questo è uno dei miei preferiti. Teoria, armonia e nozioni di arrangiamento jazz di Susanna Gramaglia. Ecco, questo è un pochino più complesso, parla appunto di armonia e nozioni di arrangiamento jazz. Però ovviamente le regole armoniche sono applicabili a tutti gli stili musicali, perché l'armonia è una sola. È più complesso, appunto, parte con il suono come fenomeno acustico, poi parla anche delle sezioni, dei vari strumenti, parlando appunto anche di arrangiamento. Che dire, Gramaglia è un must. Dentro ci trovate gli approfondimenti su argomenti che trovate raramente in tanti libri di armonia. Secondo me è un libro da avere. Il prossimo è un libro non propriamente di armonia, ma è di basso elettrico, Tecnica e linguaggio del bassista, di Paolo Costa, Lorenzo Polli e Attilio Zanchi, praticamente una garanzia. Ovviamente non è un libro di armonia, ok? È un libro di basso elettrico. Lo consiglio in generale perché è un ottimo libro per basso elettrico. Però anche le nozioni teoriche e armoniche che ci sono dentro sono, secondo me, spettacolari, molto ben fatte. Quindi, anche se l'ho preso relativamente da poco, è già diventato per me un piccolo riferimento, sia per il basso elettrico sia per alcune nozioni teoriche e armoniche. Jazz Composition di Ted Pease. Questo, appunto, più che un libro di armonia, è un libro di composizione jazz. Non è assolutamente per principianti un libro da comprare quando già si mastica abbastanza di armonia, però, pur essendo di composizione, appunto, approfondisce alcune tematiche molto interessanti dal punto di vista armonico. Tipo sull'armonia modale, l'armonia quartale, insomma cose abbastanza complesse. Non è sicuramente uno di quei libri indispensabili, però io ci ho preso veramente un sacco di spunti ed è sicuramente molto molto utile. Stesse considerazioni per The Jazz Theory Book di Mark Levine. Questo non è neanche mio, me l'ha prestato il mio amico Bano. È interessante, ci sono una marea di esempi, anche questo non è proprio semplicissimo da digerire, però anche questo approfondisce delle chicche che non si trovano proprio dappertutto, tipo la scala bebop dorica. Il punto è che alla fine l'armonia musicale è una materia talmente vasta che è impossibile trovare tutti gli argomenti nello stesso libro, e quindi fondamentalmente si prende un po' qui e un po' là. Alcuni libri approfondiscono più alcuni concetti e altri ne approfondiscono altri, e quindi si fa più una somma. Questo libro l'avevo, è uno dei miei libri preferiti, l'ho prestato, non ricordo neanche a chi, ovviamente non è più tornato indietro, io l'ho preso in prestito alla biblioteca comunale perché avevo voglia di rileggerlo. Il manuale di armonia di Arnold Schoenberg. Devo dire che è stato quasi emozionante rileggerlo, non solo per le nozioni armoniche, ma anche per la visione che Arno Schoenberg aveva appunto dell'armonia musicale e della musica tutta. Era veramente avanti di un secolo. Così come funzioni strutturali dell'armonia, sempre di Arno Schoenberg. Questo è un pochino più didattico da un certo punto di vista, ci sono un sacco di esempi, sempre molto complesso, ma un pochino più concreto, mentre appunto il manuale d'armonia è quasi più un saggio sulla nascita proprio della musica, dell'armonia,
e sulle visioni anche di Anna Schoenberg sull'insegnamento di questa e sull'insegnamento della musica. Credo proprio che questo libro meriterebbe un video a parte. Tra l'altro ero andato in biblioteca per in realtà chiedere l'iscrizione ad un servizio che si chiama MLOL, che è un servizio spettacolare, una biblioteca digitale in cui ci sono un sacco di risorse open, gratuite, e in più si possono prendere in prestito una marea di ebook, fondamentalmente tutto il catalogo della biblioteca. È utile sia per dare un'occhiata ai libri che si vogliono comprare, sia per fare delle ricerche, perché comunque alla fine questi sono libri che costano abbastanza. Ovviamente quelli che vi ho fatto vedere oggi non sono tutti i libri, ne ho veramente una marea, magari farò un secondo video con altri libri. Comunque in generale, ragazzi, non vi affidate solo a internet per le vostre ricerche. Affidatevi ai libri, non solo comprandoli, perché sono libri comunque impegnativi anche economicamente, ma prendendoli anche in prestito. Che non lo so, i libri sono comunque magici, io non riuscirei a studiare se non sui libri. E soprattutto su un argomento che state studiando, informatevi sempre da più fonti. Non vi fidate mai solo del vostro maestro, solo di un libro o solo di un video su internet. Anche perché, come diceva Schoenberg, nessun'arte è stata tanto ostacolata nel suo sviluppo dai suoi insegnanti quanto la musica. Perché non esiste custode più geloso dei suoi averi di chissà che essi, in fondo, non gli appartengono.